In Abruzzo allarme contagi e ricoveri in terapia intensiva, in particolare al Covid Hospital di Pescara, dove si trova la collega Antonella Micolitti, che vedo in compagnia del direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive, il professore Giustino Parruti, che è anche il componente della Task Force regionale sul coronavirus. Buon pomeriggio, Antonella. Sì, grazie per la linea Gigliola. Un buongiorno a te, telespettatori del TG8. Diego Martelli ed io siamo con il professor Giustino Parruti, che è direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive, nonché responsabile del Covid Hospital. Lo abbiamo interpellato per questa recrudescenza di casi positivi al Covid che c'è stata non solo nella città di Pescara, ma anche nelle vicinanze, nell'area metropolitana. Io allora voglio subito approfittare del professor Parruti per chiedergli come mai questo aumento di casi nonostante le restrizioni che sono state adottate. Ma allora, innanzitutto stiamo combattendo con un nuovo nemico. Questa forma virale che adesso è quella che sta determinando la maggior parte dei contagi, la quasi totalità dei contagi nella nostra area, ha una capacità di diffusività che, come tutti sappiamo, è molto più alta. Però bisogna capire anche nel concreto che cosa vuol dire questo molto più alta. Cioè, noi abbiamo tante persone, purtroppo, che sono portatori di cariche sufficienti a innescare dei raggruppamenti di casi, dei cluster di casi, ed è quello che stiamo osservando in tutta la provincia, centinaia di cluster nuovi. Cioè, di solito con le varianti precedenti erano poche le persone che riuscivano a fare un gruppo di casi intorno a sé, con questa variante anche basse cariche di inoculo sono sufficienti, a volte con una lunga incubazione determinano un gruppo di casi che poi evolve contestualmente. Quindi noi abbiamo da difenderci con un senso importante di responsabilità. Questa nuova variante sta invadendo la nostra provincia e determinando tutta questa situazione di carico della nostra struttura. Maledetta variante inglese, professore, lei ha parlato di una situazione drammatica a Pescara città e non solo, la conferma? Purtroppo sì, ci eravamo un po' illusi nei giorni precedenti per una certa riduzione degli accessi in pronto soccorso. Cosa che non è più vera già da ieri. Abbiamo avuto 20 ricoveri nella giornata di ieri e abbiamo diversi malati in attesa di ricovero in pronto soccorso in questo momento. Ma quel che è più grave, abbiamo un sistema Covid tutto pieno all'interno del nostro ospedale. In questo momento ci sono circa 300 malati come nei giorni scorsi e ce ne sono anche 5 per i quali stiamo cominciando a organizzarci per un soccorso in rianimazione, eventualmente anche fuori dalla regione, perché non abbiamo posti disponibili in rianimazione. Sono tutti pieni, tutti e 41 i posti pieni e non ci sono dimissioni previste per oggi. È vero che l'età si è abbassata ulteriormente? L'età è bassa e questo che lei mi chiede mi dà l'occasione per dire un'altra cosa importante che dobbiamo cercare di fare sul territorio. Allora, abbiamo la netta sensazione che molti dei giovani che stanno arrivando nei nostri pronto soccorso hanno un fattore di rischio condiviso, cioè un uso precoce del cortisone sul territorio, come se il cortisone fosse una prevenzione della progressione della malattia. Cioè abbiamo più volte detto, c'è un PDTA regionale che raccomanda l'uso del cortisone soltanto in condizioni particolari, sotto chiaro controllo medico e non all'inizio dell'infezione, perché il cortisone, alzando la glicemia, abbassa le difese innate, che sono quelle che contengono il virus nel naso, per cui può contribuire addirittura alla progressione della malattia se dato precocemente. Professore, quando usciremo fuori dal tunnel, un flash? Dobbiamo aumentare tantissimo la diffusione della vaccinazione nelle persone a rischio di sviluppare malattia. Appena avremo raggiunto una copertura sufficiente in questo ambito, ce la potremo fare. Questo chiede almeno, io credo, un mese e mezzo o due.
insieme a un incremento della responsabilità di ognuno di noi. Dobbiamo fare quello che ci è chiesto, mantenere il distanziamento, ridurre i cluster. Sono regole semplici e basilari e speriamo che l'appello, il suo appello ad illuminare venga raccolto soprattutto dai giovani e non solo. Ringraziamo il professor Giustino Parruti che abbiamo disturbato ancora una volta, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, nonché dirigente, direttore responsabile del Covid Hospital. Ci risentiremo naturalmente per ulteriori aggiornamenti. Io, Gigliola, se non hai domande da studio ti restituirei la linea.